Grazie mille. C'è qualcuno di voi che vuole fare qualche domanda che a me non è venuta in mente sicuramente? Ecco, prego. Io ho avuto la fortuna di assistere a due comizi di Enrico Berlinguer. Negli anni 70, quando era ancora segretario. Quando era ancora segretario della FIGC a Reggio Emilia, e poi nel famoso discorso di Piazza San Giovanni, che è dell'82, se non mai ho. Io l'ho stimato non solo come leader, come leader carismatico, ma l'ho stimato molto come persona, una persona che aveva dei principi molto saldi. Ricordo per esempio un suo intervento sul Corriere della Sera, se non mi erro, a proposito del consumismo, un articolo veramente indovinato, molto vicino a certe tesi che aveva espresso allora Pasolini a riguardo del consumismo. Ecco, io vorrei fare una domanda a Bianca Berlinguer. Non voglio entrare nella tua vita personale, ma avere un padre così, che cosa ha rappresentato nell'impegno, nella crescita? Cioè, cosa ti ha portato come esperienza di vita e quindi la conseguente vita di avere questa specie di peso, credo che sia stato un peso, di avere un padre così, così fatto? Ecco, ti ringrazio. Insomma, avere un padre così, diciamo, è stato molto bello, ma come potete immaginare non è stato neanche facile, nel senso che poi tutti i figli si devono confrontare con la figura dei propri genitori e se li devono comunque emancipare per poter riuscire a vivere la propria vita. Chiaramente emanciparsi da un padre come il mio è stato, insomma, forse sicuramente più difficile, ma anche se poi credo che ognuno ha un rapporto con il proprio padre al di là di quello che rappresenta pubblicamente, no? Magari è difficile emanciparsi anche se tuo padre non ha un ruolo pubblico, perché poi molto conta qual è il rapporto che si instaura. Io devo dire che lui non è mai stato un padre che ha fatto pesare il suo ruolo pubblico in famiglia, e questo naturalmente ci ha in tutti i modi agevolato nell'emanciparsi, insomma, come dire, dalla sua figura, nell'aiutarci. E anche secondo me il fatto di essere stati sempre, appunto, del fatto che questa vita privata è stata sempre molto separata da quella pubblica, anche questo è stato importante. E certo, anche dopo la sua morte non è stato facile confrontarmi e emanciparmi da questa. Diventare Bianca Berlinguer e non solo la figlia di Enrico Berlinguer. Ecco, qualunque figlio di, credo che la vera cosa che debba riuscire a fare, e non sempre ci si riesce, e restare naturalmente la figlia di Berlinguer, però diventare anche un'altra persona, cioè sviluppare la tua identità, il tuo essere diversa, perché chiaramente i figli sono diversi dai propri genitori. Quando si ha un genitore, insomma, come dire, ingombrante, nel senso anche bello del termine, naturalmente, come l'ho avuto io, ecco, forse questo processo è naturalmente più complicato. Inevitabilmente volevo chiedere se è stato un babbo molto sardo Enrico Berlinguer, e nel vecchio termine di come si intende, di una certa severità, di una differenza di ruoli in famiglia molto netta, in questo senso qui. Dunque, a parte che vi devo dire che in Sardegna c'è il matriarcato e non il patriarcato, primo, quindi da questo punto di vista. Dopodiché mia madre non era sarda ma era romana, quindi no, non è stato affatto un padre sardo, tenendo conto del fatto che poi in Sardegna comandano molto le donne, perché non è stato affatto un padre severo, assolutamente. Io, se c'è una cosa, l'ho detto, questo l'ho detto pubblicamente e lo ripeto, una cosa che mi ha sempre dato fastidio è il fatto che si dicesse che era un uomo triste, perché non era affatto un uomo triste mio padre, assolutamente.
Era un uomo, certo, come dire, tormentato, era un uomo, come dire, che si interrogava, che si chiedeva, che aveva dei dubbi, giustamente, diciamo, come questo credo che chiunque lo avrebbe avuto al posto suo. Ma invece era un uomo anche per certi versi molto giocoso, insomma, questo l'ho ricordato una volta in un'intervista, quindi lo ricordo qui, poi non vorrei molto entrare nei dettagli, perché insomma quella promessa la mantengo. Per esempio, quando eravamo bambini ci portava a fare delle cose più stravaganti, cioè Luna Park, appena c'era un Luna Park, noi andavamo su. Poi scalare le montagne, certo le montagne consentite, no? Però insomma tutte cose in barca, al largo, insomma molte cose che ai bambini piacciono molto. Quindi in questo senso è stato anche un padre giocoso, estroso, perché aveva delle iniziative stravaganti che insomma non sempre mia madre approvava, perché... Però non è stato assolutamente un padre severo, infatti noi cercavamo sempre, perché era molto più severa mia madre, di andare a chiedere permesso a lui, ma lui sempre, cosa dice mamma, e quindi in questo senso non si faceva fregare, ma insomma assolutamente no. Certo ci teneva, non so, che studiassimo, che andassimo bene, però assolutamente non duro, no, questo no, assolutamente. Sì. Volevo complimentarmi con l'autore, perché attraverso il suo libro i giovani possono conoscere un profilo di un grande uomo politico che ha segnato la vita di questo paese. Volevo anche esprimere apprezzamento a tutti coloro i quali hanno collaborato e hanno dato un sostegno, un aiuto. Conoscendo la sobrietà della famiglia Berlinguer e di tutti quelli che gli stanno intorno, ti assicuro che questa è stata una cosa abbastanza rara, è come abbastanza rara che Bianca sia qui tra di noi. Credo che sarebbe opportuno accentuare, intensificare questa conoscenza attraverso incontri nei circoli, attraverso iniziative di questo tipo, perché credo che sia un patrimonio che non vada perduto e vada addirittura valorizzato ancora di più. Sia il profilo pubblico, quindi il grande coraggio di Enrico Berlinguer nell'andare a casa dei sovietici, dell'URSS, e dire la spinta propulsiva è finita, col coraggio di dirlo in faccia ai delegati dell'URSS, sia il coraggio di Enrico Berlinguer quando nel 1944 fece i moti del pane a Sassari a 22 anni e fece 100 giorni di prigione, pur appartenendo a una famiglia dell'alta borghesia sassarese, e sia anche mettendo in luce, senza violare la privacy, quell'aspetto di uomo tutt'altro che triste che in quella memorabile intervista di Minoli lui così sagacemente puntualizzò a fine con un suo splendido sorriso che riassumeva tutto il suo essere grande uomo e grande politico. Quindi grazie a te, grazie a Bianca, grazie a quelli che hanno collaborato, continua in questa operazione di conoscenza, perché oggi più che mai c'è bisogno per voi giovani di avere degli esempi, di smentire il luogo comune che tutti i politici sono uguali, presenti, passati, futuri. Non è vero, la politica è l'arte più nobile. Abbiamo avuto la fortuna di avere uomini come Sandro Pertini, amico del papà di Berlinguer, come pianse lui sulla sua tomba, è uno dei segni più importanti di quel periodo storico. Così come è importante fare passare un messaggio che è possibile un altro mondo, è possibile fare in un altro modo la politica, intenderla come la intendeva Enrico Berlinguer è un grande esempio, quindi continuo ancora. Grazie.